Sono rimasto basito, stupito, quando ho visto tutte queste critiche, invece di dire bravo sindaco, ti aiutiamo, stiamo con te, no, si cerca di criticare. È un sindaco arrabbiato e deluso, quello che si è mostrato oggi alla stampa. Massimo Seri ha voluto replicare alle accuse e ai rimproveri che sta avanzando l'opposizione fanese. Diciamocelo con chiarezza, dopo tanti anni è la prima volta che un sindaco di Fano punta i piedi, batte i pugni sul tavolo in un confronto con la regione e anche in un rapporto tra Fano e Pesaro. L'incontro che vi è stato in regione tra i due sindaci e il presidente della regione ha scaturito questo, dove Fano ha detto no, quel percorso non ci va bene, vogliamo un discorso condiviso che tenga conto anche di altri aspetti. Se siamo arrivati in questa posizione, in questa situazione sulla sanità, non è certo colpa di questo sindaco che è qui da un anno, ci sono state una serie di compromessi degli anni passati che hanno portato a questa situazione. Il sindaco ha chiesto quindi di convocare entro la metà di dicembre un consiglio comunale monotematico sulla sanità, anche su richiesta di Progetto Fano e UDC. Io voglio che ci sia un confronto, non è vero che non ho incontrato i sindaci del territorio, li ho già incontrati due volte, io lotterò fino all'ultima forza che ho per la scelta di un'ubicazione che tenga conto di una serie di caratteristiche, quella dell'economicità, quella del baricentrico, quello di prospettive per il futuro. E Chiaruccia, secondo Seri, è il sito che corrisponde a avere questi requisiti. Sindaco, però è stato proposto anche l'ubicazione di Fenile. Quelle caratteristiche che lei elencava rientrano in quel sito? Esaminiamo anche quello, io l'avevo già fatto guardare, di realtà lì c'erano delle problematiche di carattere idrologico, anche di spazi. Non possiamo andare a costruire degli ospedali intorno alle case o sotto le colline dove domani, se dobbiamo ampliare, non c'è spazio. Allora dobbiamo essere lungimiranti con tutte quelle caratteristiche che guardino alla medicina del futuro. Il primo cittadino è poi intervenuto sulle scogliere di Sassonia perché giovedì ha ricevuto il decreto regionale dal vicepresidente del Consiglio Minardi. Domani quindi partirà la gara d'appalto e dentro Natale verranno assegnati i lavori. Sulla strada delle Barche invece, sempre nella giornata di ieri, è stato portato l'ultimo atto definitivo in Consiglio Comunale e con la procedura necessaria alla realizzazione dell'opera, Seri assicura di essere nei tempi previsti. Questo intervento, compreso quello su Viale Ruggeri, potrà essere iniziato solo in un momento successivo ai lavori per le scogliere.